Ciao, benvenuto a questo video, oggi parleremo degli array in CPU. Useremo le costanti, quindi se non hai visto il video vai a vederti il video, e vediamo un po' di capire cos'è un array prima di tutto e come si va a definirlo nel CPU. Allora, un array è un insieme di variabili, tutte dello stesso tipo, a cui accedo dando la posizione all'interno di questa lista. Si crea una sorta di lista. E io ho la posizione 0, 1, 2, 3, 4, così via. Quindi l'idea è che dovrò dichiarare sicuramente il tipo di dati e le dimensioni di questa lista. Per dichiarare le dimensioni possiamo utilizzare una costante se vogliamo, quindi const auto n uguale a 10, definito su una variabile costante n uguale a 10. È bello che dico variabile costante, comunque è una costante perché è const. Ok, adesso definiamo il nostro array. Facciamo un array di interi, int, valori, e gli passiamo n come dimensione. Cosa abbiamo fatto qua? Abbiamo creato una lista di interi fatta da n elementi e la chiamo valori. Quindi questa è la struttura. Noi possiamo stampare adesso. Se scrivo valori, succede una cosa strana. Ah, cos'è questo coso qua? Perché il nome della variabile, in questo caso essendo un array, mi dà esattamente dove sta in memoria. Questo è l'indirizzo di memoria della variabile. Se noi vogliamo andare a recuperare il primo elemento, devo dirgli quale elemento, quindi usare l'indice, quello si chiama indice, quindi la sua posizione, per dire qual è l'elemento che voglio recuperare. 0, il primo. Ah, che numeraccio. Proviamo a stamparli tutti. Allora, l'idea è che uno inizia a fare così. Togliamo quell'hello world che non mi piace. Allora. Facciamo 1. E facciamo run. Vedete che sono dei valori stranissimi. Questo perché il compilatore non ci garantisce, diciamo, come verrà inizializzata un array di valori. Dobbiamo o inizializzare noi in questo modo usando le graffe, quindi uguale graffe, gli dirò come inizializzarlo. Se ad esempio metto 0, vedete, sono assicurato sul fatto che tutti gli elementi vengono inizializzati a 0. Questo è fondamentale perché a volte uno si perde e dice: vabbè, non l'ho inizializzato. Poi succede anche che ci sono dei numeri strani. E dice: ma cosa è successo? No. Allora, quello che. Ops, è avanzato un pezzettino. Quello che vogliamo andare a fare adesso è stampare tutti i valori. Ovviamente non faccio valori 0, valori 1 e così via fino a valori 10. Facciamo un for, quindi cicliamo sugli indici. Perché voglio mettere valori 0, 1, 2, 3 fino a 9. Faccio for auto i uguale a 0, i minore di n, i più, ok, adesso proviamo a farlo. Ah, cavolo, però abbiamo messo 0 sempre. No, dobbiamo usare i. Siamo i. Adesso abbiamo stampato. Possiamo scrivere. Allora, valori di i. Facciamo così. Quindi stampiamo. Mettiamo i, così vediamo che ci stamperà valori di i uguale il valore. Vediamo. Fantastico. Abbiamo scritto tutti i valori. Proviamo a togliere l'inizializzazione e vediamo cosa succede. Run. E i valori sono tutti incasinati perché il compilatore non sa come inizializzare. Se invece metto uguale a 0, allora sono tutti 0. Perfetto. Abbiamo pulito il nostro vettore. Questa è una cosa interessante, quindi se
Se facciamo tutto il ciclo, vogliamo andare adesso, ad esempio, a inizializzare il nostro valore. Dobbiamo andare a chiedere all'utente di inserire i valori all'interno della nostra lista. La cosa interessante è che non possiamo decidere noi le dimensioni runtime del vettore. Quindi la soluzione di solito qual è? Dichiaro un vettore abbastanza grande, con un n abbastanza grande, e poi chiederò all'utente quale saranno il numero di valori con cui lui vuole lavorare davvero di questo vettore. Quindi non so, se vogliamo, possiamo chiedere all'utente, facciamo un do while, facciamo un stdc out, facciamo il numero di elementi. STDCin n piccolo sarà una variabile int n che ci dirà, diciamo, su quanti elementi vogliamo lavorare, intanto che n è maggiore o uguale a 10. Questo intanto che n è maggiore a 10, dovrei dire, vabbè, facciamo conto che non mettiamo valori negativi. Così. Ovviamente. A questo punto faccio un ciclo for, quindi chiedo all'utente di inserire i valori for out i uguale a 0 e minore stretto di n e più. E a questo punto facciamo stdc out. Oops. Elemento, ci mettiamo l'indice, dobbiamo scrivere qualche elemento stiamo recuperando, uguale a, e qua poi sarà il nostro utente che ci inserisce il valore, quindi cin, posso fare int x, recupero il valore di x. E quindi poi vado ad assegnarlo, ad esempio dirò che valori di i è uguale a x. E poi lo stampiamo, proviamo a vedere. Allora, eseguiamo. Quanti elementi sono? Facciamo due. L'elemento 0 è 2, l'elemento 1 è 3. E che abbiamo impostato l'elemento 0 e l'elemento 1. Perfetto. Ma adesso cosa possiamo fare? Abbiamo bisogno davvero di x? Facciamo una prova. Questa parte la completiamo, la commentiamo e mettiamo valori di direttamente. Proviamo a eseguire 2, 2, 3, 2, 3. Vuol dire che non abbiamo bisogno della variabile ausiliaria x. Possiamo direttamente assegnare il valore al nostro vettore. Al nostro array, insomma. A questo punto, noi quando siamo qua che abbiamo fatto l'inserimento, quindi questo è selezione numero di elementi su cui lavorare. Poi qua ho inserimento elementi e poi qua ho stampa elementi. In questo modo abbiamo un programma completo che inizializza il vettore con tutti i zeri, con questa chiamata alla riga 7. Poi va a recuperare tutti i valori, quanti elementi servono, su quanti elementi voglio lavorare, va a recuperare il valore di ogni elemento, li inserisce nel vettore, uso array vettore intercambiabilmente, nella posizione giusta dell'array. E poi stampa l'array a video. E a questo punto siamo pronti per scrivere un bellissimo cout by e siamo a posto. Perfetto. E questo è il nostro programma sugli array che ci mostra un po' gli esempi,
un esempio che contiene le informazioni di base, a questo punto funziona, alla fine ci saluta e siamo a posto. Questo è un primissimo esempio, però c'è buona parte, c'è una buona parte delle cose che servono per gestire gli array. Adesso possiamo provare a modificare la routine di stampa in questo modo. Allora, noi possiamo andare a usare un for diverso, che è un for range, diciamo, auto x. Questo dico, prendi l'elemento x e lo prendi dove? Da valori. E stampalo. Copiamo questa parte. E diciamo, questa volta non può succedere all'elemento iesimo. Semplicemente stampo, questo potevo anche non stampare, prenderlo direttamente, però stampo così. Allora, facciamo così, stampiamo x con uno spazio e poi facciamo un backslash n perché vogliamo andare a capo alla fine. Proviamo a vedere cosa succede. Allora, faccio tre elementi, 3, 2, 3, 3, ok. Gli elementi sono stampati 2, che è il primo elemento, 3 che è il secondo, 3 che è il terzo e poi così via. Questo vuol dire che la cosa è interessantissima perché noi possiamo andare a scorrere tutto l'array con questo nuovo for, che è un for range, cioè lui dice per ogni elemento in valori e ogni volta che cambi valore, elemento su cui lavori, metti quell'elemento, il valore di quell'elemento dentro a x. Quindi vuol dire che nel primo elemento sarà valore 0, lo mette dentro a x e io posso lavorarci. Poi elementi u, valore 1, lo mette dentro a x e posso lavorarci e così via. Questo è un modo comodo per poter lavorare sugli array. Cosa che non posso fare è, una cosa interessante sarebbe di non stamparli tutti, ma stampare solo quelli che mi servono. Cosa che qua non posso fare. Però è un altro modo per fare un for che vale la pena di guardare. Se qua metto n piccolo, guarda cosa succede. Due elementi, 3, 2. Ok, mi dà soltanto gli elementi che sono stati presi in considerazione. Nel for range non posso farlo. Questa è un po' la differenza tra questi due tipi di for per accedere agli elementi. Questo però è la modalità con cui si va a lavorare. Quindi posso fare un for normale dove lavoro sugli indici oppure un for range dove lavoro sui valori. Mi vengono passati i valori su cui lavori posso lavorare. Perché uso auto? Uso auto perché tanto il compilatore riesce a risolvere il tipo delle variabili per me. Non sono ovviamente delle. E non è un modo per dire non c'è il tipo di dati, ma dico al compilatore: ok, elabora tu e deduce tu il tipo di dato su cui sto lavorando. Ok, con questo abbiamo detto quello che serve per capire un po' i concetti fondamentali di vettori. Ti ringrazio per l'attenzione e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!